Ciao a tutti, sono Jack Nobile, è arrivata la busta piena di flame per me e adesso la andrò ad aprire e così posso rispondere ai vostri messaggi faccia a faccia. Un po' pesantino sto flame. Cosa devo fare? Apro? K-Ram dice, puzza un po' di bugia sto video. Perché io sono talmente geniale che vado a vedermi prima la soluzione per poi fare il rompicapo e svelarmi tutta la soluzione. Invece no ragazzi, non è così. Faccio i rompicapi perché mi diverto e andare a vedere la soluzione sarebbe idiota, anche perché non ci sono. Mariano, senti, mi si è bloccata la porta del bagno. Cosa mi consigli? Svuotare le robe del caso o vedere oppure andare di cattiveria? Ho anche messo il cuore a questo. Ti consiglierei un dizionario, però c'è una cosa che si chiama maniglia. Jesus Christ Superstar. Perché puzzi e se lo dico io ho ragine. Beh, se ce lo dice Gesù, noi dobbiamo sentire il grandissimo. Uzi Slayer o Slayer. Piccola boiata, due punti. Ok che c'è chi è più capace e chi no, ma se di tuo non sei bravo non significa che il ventaglio sia difficile. Anzi, io sono impedito eppure mi viene senza problemi. Quindi non è che abbia tanto senso scrivere difficile. Hai ragione. Il ventaglio è questa cosa qui. Ok? Quando apri le carte a ventaglio, puoi aprirle ad una mano, puoi aprirle a due mani, così, ok? Però insomma non è tanto facile. Io sinceramente scrivo difficile perché è difficile. Però c'è qualcuno che nasce con dei superpoteri e ce la fa fare subito, c'è invece chi ha bisogno di un po' più di allenamento per fare queste cose qui, ma cresci un po' e vai a lavorare invece di giocare con i bambini. No, ce la faccio! Allora, sto cercando di rimanere calmo. A me piace giocare, quindi va bene così. Pistons Churchless, hai provato a rompertelo in testa? Sì, ma non ha funzionato. Patrick, con tutte le fighe che stanno in giro, tu stai lì a sclerare con la casetta, punto domanda, ma io la figa già ce l'ho. Sinceramente mi aspettavo peggio io. Sotto il mio canale non li trovi.